Hola a tutti ragazzi, questo è il vlogino di febbraio. Mamma mia, ma come sono ripreso malissimo. Io sono distrutto. Sono veramente distrutto, come si fa? Allora, com'è andato sto febbraio? Andiamo per punti. Dal punto di vista lavorativo, ci sono stati degli alti e bassi. Ovvero, dei giorni che mi hanno fatto dire, ma cosa lo faccio a fare? Il corriere. Questo lavoro mi distrugge. Soprattutto i giorni in cui mi hanno mandato in montagna, nelle zone nuove. Tutte geolocalizzate a cazzo di cane. Quindi magari ti parti con 60-80 fermate in montagna, stradine del cazzo, te sei col furgone. E poi quando vai non ce n'è una che il navigatore azzecchi completamente a caso. Quei giorni lì mi hanno messo a dura prova. Hanno messo a dura prova la mia pazienza, che è poca, ma l'hanno messa a dura prova. Comunque, per il resto, comunque, sono un po' più libero dal punto di vista del lavoro, perché ovviamente il picco è passato, ovviamente adesso la gente compra un pelino meno, quindi siamo in meno persone. È vero che ci sono più fermate al giorno, ma siamo in meno persone. Quindi magari mi faccio 4 giorni, 3 giorni, quando va male male 5, però dignità. Il fatto è che, come vi avevo detto, ho iniziato i lavori a casa e praticamente questa cosa qui mi porta via tutti i giorni liberi che ho. Quindi santo me quando ho detto mi devo mettere da parte qualche video per quando non avrò tempo. Ecco, me ne ero messi da parte tanti. Si stanno assottigliando, però ho fatto bene. Sto facendo i lavori alla casa e i lavori stanno procedendo. Non veloce, ma nemmeno piano. Stanno procedendo con dignità. Vi faccio vedere un attimino che cosa sto facendo. Giusto così. Ragazzi, abbiamo iniziato i lavori. Spacchiamo tutto. Sì. Vi presento Beard Studios 2.0. Bello, no? Aggiornamento dei lavori. Per ora abbiamo fatto un po' di cosine. Volete vedere? Vi faccio vedere. Abbiamo tolto tutto il pavimento. Insomma, un po' di disastro. Quindi la cosa sta prendendo forma, piano piano sto iniziando a capire come deve girare tutto. Mi ci vorranno ancora diversi mesi, però sti cazzi, ce lo facciamo con calma, tanto non ci rincorre nessuno. Dal punto di vista di YouTube, io non lo capisco più, io non lo capisco più. Cioè, ci sono dei video che non si è mai cagato nessuno per anni, che improvvisamente, tac, mi fanno un sacco di visual, e poi come sono arrivate quelle visual si fermano e via. Ritornati nel dimenticatoio. Ci sono dei video che, come sapevo e come avevo preventivato, fanno poche visual, ma sempre le fanno, quindi salgono piano piano. E per quanto riguarda i nuovi video, male, no, non sta andando veramente una sega. Ma non mi interessa, io sapevo già che l'audiolibro non se lo sarebbe inculato nessuno, non mi interessa. Sapevo anche che comunque le canzoni del mio album, una volta uscite, le avrebbero viste in pochissimi e non me ne frega. I vlog come questo, tanto non se li inculava nessuno prima, perché dovrebbero incularseli adesso, ma servono più a me che a voi, fondamentalmente. Tra qualche anno li riguarderò e farò, ecco cosa stavo facendo nel febbraio del 22. Quindi io ragazzi, sotto questo punto di vista qua, me ne sbatto, io sono felice, io faccio i video, faccio quello che mi piace e non mi manca niente. Cioè, va bene così. Se ci fossero le visual sarebbe meglio, sarebbe più gratificante, ma io me la passo bene comunque. Dal punto di vista della dieta, sto perdendo qualche etto, però adesso sta andando molto piano perché stando fuori casa tutto il giorno, sempre a corsa, sempre in giro, così quando arrivo alla sera ho un po' più fame, quindi non riesco a controllarmi tantissimo sul mangiare le cose pesate, eccetera. Magari mi lascio andare un dolcettino in più, però comunque sto perdendo e quindi va bene. Ora ragazzi, per quanto riguarda l'album, uscirà tra un mese esatto. Da oggi, il 25 di marzo, il mio album sarà su tutte le piattaforme online. Speriamo, se non ci sono problemi, vedrò di non farceli essere. Speriamo. Comunque, le registrazioni ci sono tutte, le canzoni ci sono tutte già mixate, è già tutto pronto, ok? Questo mese qua me lo prendo solo per precaricare la roba sul
mio distributore e aspettare tutti i tempi di approvazione, eccetera, eccetera. Così che tra un mese siamo sicuri che l'album sarà fuori. E secondo me ci sono delle canzoncine interessanti. Dal punto di vista della scuola, invece, è dura, ragazzi. Quest'anno è veramente dura, perché non avendo tempo libero, non avendo momenti liberi in cui mettermi lì e studiare, sto facendo fatica. Però, comunque ho dei buoni, buonissimi, ottimi voti, quindi non è un problema. Me la gestisco. Magari mi devo fare un po' più il culo quando c'è il compito, tac, così, e non ho tempo di studiare, allora magari mi ascolto i video mentre lavoro di storia, di filosofia, giusto per rimanere a galla. Però me la cavo. E vedremo cosa succederà nel prossimo vloggino, che ovviamente uscirà il giorno dell'uscita dell'album. Vediamo cosa succede, vediamo. Vi terrò comunque aggiornati su quello che succederà nella casina e nel Bird Studios 2.0. Noi ci becchiamo prestissimo in un nuovo video e quindi ciao!